Temperature sotto zero da record nelle ultime ore nel Vallo di Diano, dove forse si è registrata una delle notti più fredde degli ultimi decenni. Da ieri sera a questa mattina il termometro ha oscillato tra i meno 9 e i meno 12 gradi, come mostrano le tante fotografie pubblicate sul social network Facebook da tanti cittadini valdianesi. In alcuni casi, come in alcune zone di Teggiano e Montesano sulla Marcellana, il termometro ha fatto registrare addirittura meno 14 gradi. Sul social network non mancano commenti ironici, ma anche stupore e meraviglia per un'ondata di gelo che riporta con la mente e con i ricordi agli inverni glaciali ai quali erano abituati i nostri nonni. Ovviamente anche questa mattina le condizioni di viabilità sulle arterie stradali del Vallo di Diano sono state condizionate dal ghiaccio e dalle gelate. Ancora per oggi sono rimaste chiuse molte scuole nei comuni del Vallo di Diano e del Tanagro, tra i comuni che hanno emanato ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado ci sono Sala Consilina, Teggiano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Sanza, Petina, Caggiano, Sassano e Casalbuono. KO anche il mercato settimanale del giovedì a Sala Consilina, annullato proprio per le bassissime temperature ed a causa della neve e del ghiaccio che ancora caratterizzano alcune arterie cittadine. Molti cittadini del Vallo di Diano sono stati e sono ancora alle prese con il problema della carenza d'acqua. Rotture di tubature e di contatori causate dal gelo si sono verificate a macchia di leopardo nei vari comuni e in alcuni casi si registrano disagi che proseguono da quasi una settimana. Secondo le previsioni meteo, da oggi scatta una tregua per quanto riguarda il freddo per l'arrivo del libeccio, il vento mite e umido che spinge aria mediterranea. In arrivo nubi associate a piogge già questa sera. Venerdì 13 gennaio per qualche ora respireremo l'aria mediterranea spinta dal libeccio che soffierà fino al pomeriggio. Nello stesso tempo arriverà però la pioggia e qualche temporale anche in alta montagna. Dalla sera di venerdì tornerà l'aria fredda e qualche nevicata fino in alta collina. E attenzione anche in queste ore perché con l'aumento delle temperature e l'arrivo di abbondanti precipitazioni l'acqua che scenderà a valle potrebbe ingrossare a dismisura i principali corsi d'acqua.